Tutte le scuole dell'area metropolitana sono chiuse, parliamo di Pescara, Montesilvano, Spoltore, San Giovanni Teatino, Chieti. A Francavilla, scuole regolarmente aperte. Sindaco, come mai questa differenza? Parliamo di una distanza geografica di pochi chilometri. E questo lo vorrei sapere pure io. Io ho interpellato l'amico sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, con il quale mi sono confrontato. E eh, ho visto, ho letto anche le dichiarazioni del sindaco di Montesilvano. Loro, in sostanza, hanno disposto la chiusura delle scuole sulla base di una relazione. Che è loro pervenuta dalla ASL che li invita: io non ho potuto, non ho avuto accesso a questa relazione, non la conosco, ma insomma per la loro zona li invita a prendere questo provvedimento, cosa che hanno fatto. E su questo io ho qualche dubbio di legittimità perché ritengo che un provvedimento del genere debba essere preso tutt'al più dal governatore della regione e non dai singoli eh, sindaci, dei singoli comuni. Ma detto questo, io ad oggi ho dati completamente diversi, quindi sto aspettando che l'ASL di Chieti o la prefettura con la quale mi vedrò fra poco, mi diano delle indicazioni precise, perché se devo eh, restare sui dati di Francavilla, oggi ho zero classi in quarantena e una, solo una picco, un piccolo numero di studenti che rientrano nella fascia d'età con la scuola in presenza eh, risultati positivi al COVID, che risultano positivi al Covid, perché la maggior parte dei positivi al Covid oggi hanno un'età che non è quella scolastica. Quindi sulla base di questi dati non posso far altro che lasciare le scuole aperte. Chiaramente dico ai miei cittadini che sto monitorando la situazione giorno per giorno e non appena avrò il minimo di avvisaglia su un'eventuale situazione di pericolo prenderei un provvedimento analogo per la chiusura. Cioè non sono eh, fermo eh, come una roccia su questa decisione, però i dati oggi mi consigliano di fare questo. I giorni scorsi con le nostre telecamere avevamo anche seguito gli screening che ehm, sono stati fatti a Francavilla, a Palazzo Sirena. Eh, riprenderanno, continueranno, Sindaco? Io spero di sì, mi vedrò con il direttore generale della ASL, Thomas Schell, con il prefetto e con gli altri sindaci, anche per questo motivo vorrò chiedere rassicurazioni sul fatto che questi test rapidi siano in grado di, eh, anche considerare la presenza della variante inglese che ormai è diffusa sul nostro territorio e quindi devo capire, cosa che non ho ancora capito, me la farò dire, me la farò spiegare, se il test rapido è in grado di individuare la positività in presenza della variante inglese.